abbiamo Luigi Politano della casa editrice che ringraziamo e Maurita Cattori che è la curatrice di tutto il volume. È un'antologia appunto in cui il filo conduttore è il noir, una serie di storie che si dipanano lungo una città in particolare che è la città di New York. Io inizierei chiedendo a te perché un'operazione di questo tipo, cioè l'esigenza oggi di tornare con appunto il fumetto a una narrazione nera. Intanto grazie dell'invito, sono molto contento di presentare, tra l'altro a Cosenza per la prima presentazione da fare di Soul Crime, perché è un lavoro fatto soprattutto grazie a una vita che è durato qualche mese, ha avuto una evoluzione breve. È stata la capacità di raccogliere queste storie, la capacità che ha avuto Maurita di raccogliere queste storie in breve tempo, ma poi ve lo racconterà, è stata determinante. Sostanzialmente ti deve piacere un po' il noir, ti deve piacere il crimine, ti deve piacere nel senso che ti deve affascinare. Il fascino del male è una cosa che ci ha sempre attratto, almeno lo ha fatto per me. Per quale motivo parlo con una graphic novel? Perché penso che raccontare romanzi tramite i disegni è una delle ha un impatto immediato sul pubblico, una cosa che piace, e quindi abbiamo cercato di sperimentare anche questo, provando però a fare in modo di far raccontare delle storie a chi in qualche modo la città la vive. Per cui è stata un'esigenza, diciamo narrativa, ma anche un po' una sfida che ci divertiva. Come diceva Luigi, l'idea era di raccontare New York, quindi noi siamo partiti dal presupposto che New York è nell'immaginario di tutti. Cioè, bene o male, è una città che abbiamo sentito raccontare in talmente tante situazioni che anche chi non c'è mai stato ce l'ha nella sua testa New York. Quindi abbiamo detto qual è il modo migliore di raccontarla. Proviamo a chiedere alle persone che cosa hanno loro in testa, che come la vedono New York. E come vedono la New York, diciamo, del male. Poi capire la città attraverso il crimine e capirne in qualche modo la genesi, l'origine attraverso il crimine era un passaggio. E poi il passaggio successivo era appunto vedere che cosa c'è nelle varie teste delle persone che magari non necessariamente vivono a New York, ma che da New York sono state in qualche modo toccate. Proviamo a vedere se, diciamo, ragazzi, mandateci delle storie e noi le selezioniamo. Abbiamo ricevuto una buona risposta e la selezione è in base a soprattutto alle storie. Devo dire che abbiamo selezionato più l'interesse della storia che non la bellezza dell'illustrazione. Le storie, mi piaceva raccontare storie diverse, ambientate in periodi diversi, in zone diverse della città. Classi sociali diverse, tipologie di crimine diverse.